Allora, sicuramente posso portare un album da disegno, così posso disegnare sotto l'ombrellone, poi un sacco di giochi, anche un frisbee magari, sicuramente tanto cibo, tanto cioccolato, però magari poi si sporca lo zaino, però ci sono i contenitori, quindi... Johnny, siamo online! Oh, ciao Giada! Ciao amici! Ciao. Scusate, stavo riordinando le idee perché ho deciso di portarmi questo zaino in vacanza e sto pensando cosa metterci dentro. Scusa, e chi l'ha detto che lo zaino più grande è tuo? Giada, è normale, lo zaino più grande a me e ecco, quello più piccolino... A te? No, ma non è normale, cioè tutti e due gli zaini sono bellissimi. Ma infatti, non ho detto mica il contrario, tutta la linea scuola dei Gormiti è davvero stupenda. Sì, ma non è giusto che tu ti prendi lo zaino più grande. Sai che cosa facciamo? Cosa facciamo? Sentiamo, fai una delle tue magie e così mi fai sparire lo zaino da sotto il naso. Non ci provare, sai? No, intendevo, possiamo sfidarci con i collezionabili e chi vince sarà il primo a scegliere lo zaino. Va bene, tanto lo sai che vinco io. Voglio proprio vedere. Gianni, ma... Cuccia. Ma ti sembra il caso? Cosa, scusa? Non ho capito niente, puoi toglierlo. Scusa, Giada. Stavo dicendo, lo sai che sono pronto per partire e quindi non poteva mancare la mia mascherina, il mio boccaglio, il mio costumino. Eccole! Le mie pinne. Sì, però non ti sembrano un pochino piccoline? In effetti un pochino sì, ma sai perché? Cosa è successo? Stavo facendo il bucato e mi ho messo queste cose dentro la lavatrice e si è ristretto tutto. Gianni, ma tu sei un disastro comunque. Lo so, sarà un disastro, però intanto io sono pronto per andare al mare. Mi manca solo lo zaino, il tempo di batterti. Ah sì? Voglio proprio vedere, piccolo sirenetto. Vedrai che vinco io questa volta, me lo sento. Va bene, allora io chiedo un aiutino a mio caro amico. Vai, regia. Johnny, mi hai mostrato un'altra anteprima del cartone, ma si poteva fare? Sì che si poteva fare. Ma e poi che cosa c'entra Lord Carrion? Giada, c'entra Lord Carrion, perché lui ora è diventato ultra e di conseguenza anche i miei poteri sono diventati ultra e si sono potenziati, quindi sono ancora più forte nel gioco. Ma è bellissimo! Hai visto? Lord Carrion è il signore del popolo del fuoco, un potentissimo gormita dall'animo nobile. Ha il completo controllo dell'elemento del fuoco, può scatenare esplosioni e getti di fiamme inarrestabili. Potenziato dall'energia mecha, Carrion si trasforma in Ultra Carrion. Le sue fiamme ardono come il sole, il signore del fuoco non è mai stato così forte. Vedi Giada, ora con il mio Lord Carrion Ultra sono diventato ancora più forte e ti faccio a fettine. Johnny, mettilo giù che dobbiamo sfidarci assolutamente. Va bene. Io scelgo questo. Io questa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Oh, sono contento di aver trovato lui. Oggi mi sento così. Ma... Ah, anche tu? Sì, bene, va bene. Vediamo chi è il più forte. Sicuramente il mio. Vabbè, abbiamo trovato entrambi. Lord Voidus. Poi, vediamo. Sulla card, che numero hai? Io ho il numero 9. Io ho il numero 9. Oh, vediamo un po' sotto il piede che numero abbiamo. Io ho il numero 3. Io ho il numero 1. Ho vinto quindi! Hai vinto quindi? Sì, hai vinto. Posso scegliere lo zaino? Me ne vado in vacanza io sul tuo zainetto. Io già che mi vedevo nelle spiagge a sfoggiare il mio zaino. E invece no, tutti mi invideranno. Ma senti Giada, facciamo una cosa. Visto che sei tanto 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 carina nei miei confronti e tanto buona, che ne dici se mettiamo in palio lo zaino per la prossima sfida? So che c'è la challenge, giusto? Quindi facciamo così, chi vince la challenge avrà lo zaino. Sì, adesso c'è la challenge, però sarà una challenge diversa, perché il vincitore non si scoprirà subito. Cosa? Adesso ti spiego. Giada, ma che challenge è, scusami? Non c'è né un pallone, né un giocattolo, né un birillo, siamo in piedi in mezzo allo studio. Johnny, calmati. Per la challenge di oggi c'è una prova super speciale che coinvolgerà un'altra persona. Un'altra persona? Sì, un fotografo professionista che ci farà le foto mentre faremo le facce più buffe e le posizioni più strane del mondo.
delle facce buffe, un fotografo, scusami, non per togliere niente al fotografo, sicuramente sarà bravo, ma, certo. Ma che ne sa lui chi fa la faccia più buffa? No, ma non sarà lui a scegliere, le foto verranno pubblicate sui nostri social e i nostri amici da casa potranno mettere mi piace e votare la foto più bella. Ah, ok, ho capito. Quindi saranno loro a scegliere. Mi piace, mi piace. E lo scopriremo a settembre, il vincitore. A settembre? Sì, a settembre. Ma io non ce la faccio ad aspettare fino a settembre. Invece aspetti, vai in vacanza, ti rilassi e a settembre lo scopriremo. Va bene, la challenge mi piace, quindi l'accetto. Vai, iniziamo. Ciao ragazzi, ciao Andrea, tutto bene? Sì, tutto tu? Bene? Bene, ho una macchina fotografica, quindi immagino che... Foto? Sì, foto. Sì, ho capito, foto. Sei ma pronto? Sì, ma chi inizia tra noi due? Facciamo la conta gormitica. Facciamo la conta gormitica. Io faccio l'arbitro. Perfetto. Va bene. Pari. Dispari. Gormiti. 3, 5, dispari. Sì, tu. Johnny. Quindi cosa devo fare? Devi fare le facce più buffe e le posizioni più strane che ti vengono in mente. Va bene. Sei pronto? Ma mi guidi tu? Un po'. Va bene. Sì, ti guido io, ti guido io. Dai. Ok. Iniziamo. Sei pronto? Sono pronto, ma chi è te? Questa era via per la prova. Ok. Perché sei pronto? Secondi. Sì, sono già pronto. Così questa mi piace, va bene. Vai, Johnny. Ma non vale, eri già spaventato dalla cosa. Ma che faccia è questa? Hai ah, capito? Questa è bella. Aspetta, aspetta, Johnny, aspetta. Qui sembri che stai cadendo da... Aspetta, da... aspetta. Vabbè, giustamente, Super forzuto. Bellissimo, bravo Johnny, così va bene. Continua, ti continua. Ti stai divertendo, vero però? Che faccia è questa? La faccia! Vai, benissimo, benissimo, benissimo. Lo pensare. La forza gormitica. Bene così. Sei fortissimo, Johnny. Un po' più sordo ancora, dai che ce la puoi fare. Johnny è bravo, Johnny è bravo. Johnny, secondo me... Giada, aiutami. Quanto? Con 60 non secondi? Non lo so. Vinci. Andiamo avanti? Sì. Fammi un po' più titano. Ma titano? Un po' più. Non fa così titano. Ma com'è titano così? Al martello? Sì. Al martello. Adesso un po' più Carrion. Okay. Tempo scaduto! Bravo Johnny, bravo, bravo, va sei bene. Stato va bravissimo. Bene. Vediamo cosa fai tu. Vediamo. Giada? A te non lo dico nemmeno, no, un po' no, di titano, no, vero? No, beh, sono titano. Anzi, poi lo prendo. Aspetta, tutto qua. Sei pronta? Sì. Via! Vai Giada, vai, ma cosa sei? Una ballerina? Sì, bravissima. Un sacchettino bene, Giada, di bene, patate? Bene. Ginnasta, bravissima, bravissima. Adesso un po' più gormitica. Ecco. Bene così, bravissima. Fammi vedere bene titano, bravissima, così va bene. Ok, ancora una. Alziamoci in piedi. Fammi. Ma cos'è? Ma cosa stai facendo? La faccia della vittoria. La faccia vittoria, vai, questa è la faccia della vittoria. Questa è quella che farò prima, dopo. Bene così, bravissima. Sono tutte uguali comunque queste facce, Giada. Vedi Johnny ti provoca. Reagisci da Giada, reagisci a Johnny. Ok. Ne facciamo anche uno insieme? Dai, vai! Sì, dai, vai! Vediamo chi vince nella sfida 2. Ok, benissimo. Bene così. Sì, secondo me le facce sono proprio quelle che ci vogliono. Johnny e Giada, bene così. Ok! Giada, devo dire che questa challenge è stata davvero gormitica. Hai visto che è stata super divertente? Sì. Bene. No, bellissima! Loro non le possono vedere, ma noi la sì. La vedrete. Sembra che tu sta... lasciamo perdere. Sono bellissime, ragazzi, vi divertirete sicuramente. Lasciamo perdere. Grazie mille. Grazie per averci a voi. Aiutato. Mi sono divertito un sacco. Anche noi, anche grazie. Noi. Ciao. Ora è arrivato il momento del disegno gormitico. Però, prima di farvi vedere quelli che ci sono arrivati, questa volta vi chiediamo di disegnare Johnny e Giada e il Gormiti Show. Mi raccomando, non dimenticate il suo cappello. E ovviamente non dimenticatevi il suo amato Lord Titano. Allora, adesso Johnny, vi facciamo... In realtà dovrei dirti una cosa. Cosa devi dirmi, Giada? È un segreto, A me piacciono i segreti. Sì, non dirò a nessuno. No. In realtà adesso a me piace Lord Electrion. Cosa? Ti piace? Sì, ma non urlare. Ti piace Lord Electrion? Lord Titano non lo sa ancora, non dirlo. Va bene, va bene.
Andiamo... Ma poi magari si ingelosisce. No, andiamo avanti con i disegni. Vediamo chi ce l'ha mandato il primo. Ma certo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Va bene, Beatrice Russi ci regala questa fantastica versione di Aoki a matita su un foglio a quadretti. Ma che bello, ha messo pure lo scudo di luce. Vai, leggi un po' cosa c'è scritto. Allora, ci scrive: ciao Gianni e Giada, vi mando il mio disegno di Aoki. Vi seguo sempre, anche se i miei gormiti preferiti sono quelli del fuoco. Ah, come piacciono a me. Io ho disegnato Aoki. Spero che farete vedere il mio disegno anche nel prossimo video. Ciao ciao. Beh, grazie intanto per questo fantastico disegno. Poi, Giada, c'è questa scritta bellissima a pennarello con scritto Gormiti Show. Sì, questa qui me l'ha data una bambina in spiaggia. Sì. Mi ha riconosciuto e... mi ha detto di farla vedere nella puntata. Che bello. Mi ha scritto anche una bellissima letterina. Bella, grazie, bella. Miriam. Grazie, grazie. Miriam, giusto? Sì. Ciao Miriam e grazie. Poi ci è arrivata questa fantastica versione di Havok da Ma che bello, Jack. Tutta matita. Guarda, fatta. Guarda come ti guarda. Eh sì. Visto? Oh, cadono gli altri. Sento che ti cado. Poi Alessandro di 5 anni ci regala questa fantastica versione di Koga Matita. Che bello, cosa c'è scritto? C'è scritto: ciao, sono Alessandro, ho 5 anni e vivo all'Equile o l'Equile, provincia di Lecce. Questo è Koga, il mio preferito. Che bello, è anche tutto colorato. Eh sì. Oh Giada, guarda questo. Questo è veramente molto curioso. Ce lo regala Giuditta Pini e ha fatto una tutti storia. Tutti i fumetti ha messo anche. Ha fatto una storia, guardate un po'. Allora, ha disegnato Icor sulla sua Hyperbeast e dice: sei finito Darkan, e indica un Darkan, ma in realtà Giada non è un Darkan. Sei tu travestito, sono scambiato per un Darkan. Sono io travestito da Darkan, infatti dico: ma sono Johnny travestito, aiuto Giada! E Giada dov'è? Perché non mi stai aiutando? Io ho scritto: scusa, sto mettendo a posto le carte dei gormiti. Ti sembra il caso? Mi stavo allenando per combattere contro di te. Per combattere contro di me, intanto io sono in pericolo. Grazie Giuditta, è molto molto carino. Poi, questo me l'ha regalato un bambino che mi ha riconosciuto e me l'ha dato di persona, infatti è stato molto molto carino. Guardate un po', un Darkan. E ha scritto? Ah sì, ha scritto: ora sono il re dei gormiti, addirittura ora sono il re di Gorm, addirittura di Gorm, non di gormiti. Poi, mamma mia, Elios a pennarello, guardate che bello. Che bello! E questo devo dire che è davvero 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 stupendo, guarda un po' Giada. Ma questo è un poster! Eh sì, è gigantesco! Su 4 fogli ha disegnato il classico poster dei gormiti, no? Con dietro Voidus. Guarda come l'ha colorato anche! E i Lord. Grazie Mario, davvero davvero molto bello. Però Giada, ragazzi, cosa devono fare i nostri amici? Esatto, voglio ricordarvi come mandare i vostri disegni. Dovete mandarle a info@giochipreziosi.it. Vi basterà mandare una foto e noi faremo il resto. Bene Giada, siamo arrivati al momento dei saluti. Iniziamo a salutare. Vai. Allora. Il primo è Antonio, poi Domenica Marrapodi, Andrea De Marco, Domenico Antoniello, Mario Rossi, Mara Sandrini, Emanuela Guillari, Antonio Crasto da Napoli. Ciao a tutti! Grazie per scriverci, grazie per mandarci tutti i disegni e continuate a farlo. Giada, siamo arrivati proprio alla fine di questo episodio. Cosa devono fare i nostri amici? Dovete continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando. Cosa devono fare poi? Spolliciare, quindi mettete tantissimi like, condividete il video, mettete tantissimi commenti qui sotto perché noi poi vi rispondiamo. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao.